Ragazzacci, prima che inizi il video, alcune raccomandazioni. Come potete vedere, ho cambiato un po' la grafica del canale in modo da renderlo un po' più in stile natalizio e gradirei una vostra opinione sul risultato. Quindi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un commento e un like e fatemi sapere la vostra sulla nuova grafica. Ma ora, sigla natalizia. Andiamo, ragazzacci. Da farvi vedere una cosa. Ragazzacci del web, un salutone dal vostro Raziel e bentornati su Skylines 2. Allora, ci eravamo lasciati nel precedente episodio dove avevo espugnato la miniera. Ora, la miniera è un pochettino cambiata, questo perché, come avete potuto vedere dall'intro, ho l'armatura full iron, qualche arnesino in aria, questi l'avevo droppati dagli scheletri che c'erano in miniera, me ne è rimasti due e ridotti male perché praticamente mi sono messo a scavare tutta la miniera perché ovviamente ci avevo bisogno di ferro e quindi ho fatto tutto quanto questa cosa qua, ma non solo. Ho deciso di farmi anche un rifugio perché qui ci passerò del tempo, quindi entriamo nella mia casetta. Molto spartana, non c'è un granché a parte un letto, queste crafting table che fanno la decorazione, un paio di fornaci. Molto scialla scialla, tranquilla, anche perché ovviamente in questa serie i materiali sono un pochettino limitati. Qua sotto ho fatto un mini magazzino. E così la mia base è bene o male a posto. Ora, lavorando mi sono accorto di avere un problemino che qui scarseggia il cibo. Sono praticamente molto affamato. Qua per recuperare il legno ho levato tutti gli alberi. Penso che questa zona qui la userò tipo farm per coltivare del cibo. Ora, il discorso qual è? Per coltivare del cibo a me serve dell'acqua. Quello là, a vederlo da qui, sembrerebbe ghiaccio, quindi io direi che la prossima isola da esplorare sarà quella. Ma prima io ho notato che là sotto c'è qualcosa. E quindi direi di partire proprio da lì. E tra l'altro, io avevo fatto questa scalettina qua sotto per scendere, così ho detto qua ci metto l'animale. Però mentre ero qui io sentivo vociare degli zombie che mo non si sentono perché probabilmente sono despawnati, però forse sono ancora qua sotto da qualche parte. E visto che comunque sia mi si è rotto un piccone, sentite? Eccoli. No, userei questo, perché questo c'ha fortuna. Proverei a tenerla. Allora, piano piano, ecco qua. Allora, vediamo un po', di fare la cosa furba. L'ho visto, eccolo lì, l'ho visto, sai. T'ho visto, T'ho visto, allora. Vediamo un po' di capire come la banda va sotto, E ho fatto la cazzata! E quando uno fa le cazzate, va benissimo. E appunto. Maledetto me, ho fatto la cazzata. O te cosa ci fai in casa? Di dove sei venuto? Droppassi una carota sarebbe un bel lavoro, maledetto rospo. C'ho maiali lì da far riprodurre e non so come fare. Qui si scende. Scusi lei, signor zombie, c'è tanta gente qua, brutta e schifosa. Allora, in teoria codesti e un salgano. Piano piano e si fa tutto, Vai di sotto, bravo. Bravo pure te, giù. Visto che codesti osi e mi droppano delle armi, affilatezza e lama sferzante, niente male, io direi di fare una cosa. Sto coso e lo lascio sti.
hai visto mai scifona mob farm per le spade più che altro, perché per quello che mi interessa. Ah, ok. Qua c'è una cesta lì sotto, come ci arrivo lì? Accetta la mano. Rompi questi. Rompi questo, rompi questo. Apro. Lana nera, presa e vai. Pigliamo anche i soldini, che ancora c'ho da capire a che servono, però se ci sono qualcosa faranno. Tanto per cominciare, e si va a mettere la lana nera così. Alle palavellino, e il secondo pillarone e l'abbiamo fatto, ovvia. Allora, mo quello. Allora te scusa, ma fammi aprire. Di dove salti fuori? Vieni in posti. Fai un bel lavorino. Bravo, vieni. Ale. L'ho detto di. E non mi droppano. Maledetto cane. Cosa me ne fo della carne marcia? Voglio le carote o le patate. Maledetto rospo. C'è anche un ragno! C'è anche un ragno! Io vorrei capire di dove vengono. C'è buissimo qua, ecco di dove vengono. Cosa salti? Stai giù. Fai bravo. Spuonano di questi, vedrai, c'è buio. Hai approvato. C'è altre zone buie, c'è questo che mi abbi fuoco. Qui anche meno. Vado a lavori buio. Metti le torce. Oh. Intorno a San ci vuole nessuno, tornando a noi, per fare quello che devo fare, cioè andarci a prendere dell'acqua, sempre ammesso e concesso che ci sia dell'acqua, e prendere tre pezzettini del misero iron che abbiamo e farci un bel secchiello. In questa maniera, se riesco, mi piglio l'acqua, comincio a coltivare e mi fo da mangiare. Però fuori è notte, quindi non si dorme e si va a fare un bel lavorino. Tu scheletro muori. Che poi lì c'è anche dei minerali interessanti. Quindi io direi partiamo a farci il ponticello per arrivare dall'altra parte. Ok, ci sono, però devo salire su. Allora, questo è quarzo, questa è pietra e questo è ghiaccio. Esatto, qui c'è dell'oro. Se io questo lo spacco, non succede niente. Mannaggia la miseria. Questo non fa l'acqua. Potrebbe essere un problema. Vabbè. Questo non fa l'acqua. Vedi, se lo spacco sì che non fa. Allora, comunque, prendiamoci i minerali che ci servono. E poi dovete capire che il costruttore di questa mappa è stato molto bravo, molto intelligente. Praticamente cosa ha fatto? I vari minerali non li ha messi uno accanto all'altro per benino, come in questo caso li ha messi tutti sparsi per la roba, cioè di ferro ne ho trovato veramente poco e fortuna vuole che mi sono riuscito a fare l'armatura. Quindi tutti i minerali che si possono trovare fanno solo pro. Ora io mi scavo tutto quanto e vediamo un po' dove si va. Questo è diamante e noi ce lo prendiamo tantissimo. Oddio, che cosa bella. E siamo arrivati alla fine. Tappa tutto, perché sennò qui gli è un casino. Sì. Voglio fare un po' per vedere com'è la faccenda.
Allora c'era l'acqua da qualche parte, è che così ci sono le streghe, maledette loro. A questo punto, visto che io cercavo l'acqua e non l'ho trovata, direi di dirigersi verso la palude. Sì, come siamo messi così? Male male no, eh. Però, allora questo qua, ok. Bella però stasera. Figa vera. C'è una pecora, c'è un maiale e qui c'è l'acqua che prendiamo subito e vediamo un po' com'è la banda oggi. Oggi dove si muove? Senti, io e follaca, per me importa la nespola. Allora, non la trovo la via. Porco di questa maniera, vedrai che la trovo io. Poi si spacca qui e si spacca il ragno. Perché il ragno ha da morire. Oh, se ci sono i ragni mi sta anche bene. Allora questo mi butta un po' il sistema nel posto. Il ragno, dov'hai? Maledetto cane. Come deturpare le mappe. Passo primo, lasciare pillar ovunque. Sì, buonasera. C'è nessuno qua? C'è nessuno in casa? Oh, salve, signor ragno. Venghi, ce n'è anche per lei, venghi. Dov'ha? Stia qua. Signor ragno? Sì, signor ragno. Allora, facci bravo. Invece di... Guardate, figliacchi. Allora, venite giù, maledetti. Boss in suo place. The wall. The boss will be off. Non ho capito. Allora, per me questo è un fake, perché parliamoci, la lana nera e l'ho già presa. Quindi qui è un cipolle, sì, la lana nera. Ci sarà sicuramente qualcos'altro, perché io ho visto da sopra alla cab. No, non è qui. Quando me l'ha messa? Maledetto vigliacco. Cos'è che è così duro? È ossidiana. Chi ci ha messo? Chi calcolò? Ci ha messo l'ossidiana al maledetto. È l'ossidiana da prendere. E come caspita la fa l'ossidiana? Aspetta. Facciamo un lavorino, un discorsino serio, vedete. Dammi sto osso. Fatti una crafting. E metti l'osso. Avanti. Poi mi ci vuole stecchetti, piccone diamante, mi piange il cuore consuma 3 diamanti per il piccone, però dal tono dell'ossidiana col piccone e come caspita la spacchi? No, caccia struzzo nero. La gallina nella barca è uno spettacolo. Comunque, a parte quello, allora, ricapitolando, qui ci sono stato, là dietro ci sono stato, là sopra ci sono stato e sopra c'era la cassa. Nella cassa abbiamo trovato le zampe di coniglio e il calcestruzzo nero era piazzato lì in giro. Ora, il discorso qual è? Il calcestruzzo nero è un po'
un materiale strano per questa cosa lì. Però se no, da dove... Maledetto vigliacco! Dove sei? Vieni qua! Vieni qua! Che mai droppato? Ai ragni droppano le pepite d'oro, questa non la sapevo, eh! Mi va bene, eh! Per amor di Dio, però... Vediamo di ricapirci qualcosina, perché sennò non ci capisco una cosa. A parte il fatto che continuo a sentire bocià e vorrei sapere dov'è il coso. E tu sei lì, sa? Che ci fa lì sopra? Vieni qua, fatti picchiare. Bravo. La cassa, e c'era solo i soldini, e c'era solo i soldini. Come morire come un pirla. Va bene, abbiamo fatto prima a tornare a casa. Oh ragazzacci, io capito di qui e non si è trovato nulla. Lì casse non ne ho viste. Lì casse non ne ho viste. A meno che non ci sia il trappolozzo di sotto. Perché sto mega isolottone, boh, vabbè, mi fa strano che sia una palude coi ragni nella casa delle streghe. Comunque direi che per questo episodio ci possiamo salutare qua. Il nostro scopo principale era prendere l'acqua e l'abbiamo trovata. Ora posso fare finalmente una coltivazione e averci roba da mangiare. Quindi ragazzacci, che dire, se vi è piaciuto il video lasciate un like e un commento, fatemi sapere la vostra sulle mie avventure qua sotto nei commenti, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale del Nabaccio, da Raziel, l'amico del Nabaccio, un saluto e un abbraccio e alla prossima gente, ciao ciao, bye.